Rapina a mano armata è il terzo film di Kubrick, uno dei più importanti registi del XX secolo e tra quelli che certamente hanno maggiormente influenzato il cinema contemporaneo, anche per l'eccezionale originalità nel rileggere e nel reinterpretare praticamente tutti i generi cinematografici. Misantropo, meticoloso, perfezionista fino all'ossessione, sempre attratto dal lato tecnico, Kubrick in carriera non ha mai vinto un Oscar come regista, pur avendo avuto diverse nomination. I suoi film, anche quelli più famosi, hanno vinto solo Oscar tecnici, costumi e scenografia Spartacus, effetti speciali 2001, fotografia Barry Lyndon. Rapina a mano armata è il primo capolavoro di Kubrick, il primo film che il regista riconobbe pienamente. I suoi due film precedenti, invece, Paura e Desiderio e Il bacio dell'assassino, che contengono già, soprattutto il secondo, diversi motivi di interesse, furono da lui bollati come dei semplici esperimenti giovanili. Diventato famoso, cercherà in ogni modo di farli dimenticare, soprattutto il primo, arrivando anche a distruggere personalmente delle copie. Rapina a mano armata è tratta da un romanzo di Lionel White. Il libro però non interessa affatto a Kubrick per il soggetto, per la trama, quanto unicamente per il modo con cui è raccontata la storia, che frantuma la scansione cronologica lineare con continui salti temporali, ellissi, flashback, cambi di prospettiva. Kubrick compra i diritti del libro, fa scrivere l'adattamento allo scrittore Jim Thompson e poi contatta la United Artists, che accetta di produrre il film a condizione che nel cast ci fosse una star disposta ad interpretare il ruolo del protagonista. Dopo varie peripezie, Sterling Hayden, all'epoca molto noto, accetta il ruolo. Si tratta di un film a basso budget, girato in una ventina di giorni, l'ultimo che Kubrick girerà in questo modo. Kubrick riprende e accentua il trattamento del tempo presente nel romanzo, sviluppandolo in modo ancora più radicale. Al contrario di molti film dell'epoca, dove la regia è praticamente invisibile, qui la regia si vede come. Più che il cosa, conta il come, il modo con cui Kubrick racconta la storia ai personaggi. Gli stessi fatti sono raccontati più volte, con angolazioni, punti di vista, archi temporali e prospettive differenti, che aggiungono o sottraggono di volta in volta dettagli e informazioni preziose. Il risultato è un nuovo modo di narrare, che mantiene altissimo il ritmo e accentua in modo davvero impressionante la tensione e la suspense del racconto. Il film ebbe all'epoca poco successo commerciale, ma venne molto apprezzato dalla critica e rivedendolo oggi, 65 anni dopo, si resta ancora sorpresi per il modernissimo lavoro sul tempo e sul montaggio fatto da Kubrick, che è stato poi ampiamente ripreso dal cinema americano e non solo successivo. Lo stesso Tarantino ha utilizzato una scansione temporale simile a quella che vediamo nel film in molte delle sue opere più famose, tra cui anche Le Iene e Pulp Fiction.